Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questi segnaposto dell'ultimo minuto, direi, perché sono veramente veloci da fare e considerando che potete poi decorarli come meglio credete, li potete fare veramente in brevissimo tempo. Però secondo me sono molto carini, quindi se dovete addobbare poi la vostra tavola di Natale o comunque una tavola delle feste per accogliere i vostri ospiti, trovo che siano una cosa veloce e carina da fare. Allora, per realizzarli abbiamo bisogno di, io adesso ne ho già fatti 4, ne farò 2, uno bianco e uno rosso per farvi vedere come li ho realizzati. E dunque abbiamo bisogno praticamente di un quadrato di 15 centimetri per lato. Considerate che praticamente da un foglio a 4 ve ne vengono fuori praticamente 2. Allora, una volta tagliato i quadrati che ho già fatto, bisogna semplicemente fare in questo modo. Allora, prendiamo della colla, io utilizzo sempre il mio tubicino che tutti mi chiedono, questo è un tubicino vuoto che ho riempito poi con della colla, che è l'unica accortezza che bisogna avere, deve essere una colla piuttosto fluida, perché se voi andate a mettere una colla molto spessa, dal beccuccio che vedete è proprio un ago. Quindi se la colla è troppo spessa non rischia di inchiodarsi. Il bello di questo contenitore qual è? Che ha il tappo con l'ago che una volta chiuso praticamente impedisce che si secchi la colla all'interno qui del nostro tubicino e quindi avete sempre la colla pronta e potete fare dei dettagli veramente veramente piccoli. Comunque, diciamo che da adesso in poi nelle descrizioni dei miei video troverete anche il materiale che ho utilizzato, così rimane più chiaro appunto capire quali sono i prodotti che uso. Allora, come dicevo, per fare questa bustina dobbiamo semplicemente fare in questo modo. Vedrete che è banalissimo. Allora, noi andiamo ad occhio, senza fare nessuna. Andiamo a piegare la nostra bustina in modo da lasciare appena appena un pochino di sovrapposizione tra le due punte, in questo modo. Pieghiamo così. E adesso andiamo a schiacciare io utilizzerò l'osso. Eccolo qua, non me l'ero preparato. Allora, questo è un altro strumento che vi vedrete usare tantissimo. Perché? Perché se si vuole fare qualsiasi cosa con la carta è fondamentale per piegare perfettamente la carta senza rovinarla ed è veramente eccezionale, quindi questa è un'altra cosa che consiglio molto. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere proprio una punta di colla qui sullo spigolo e andiamo a chiudere l'altro lato. Dopodiché facciamo direttamente questo, andiamo a far combaciare la mia punta in questo modo, così, e vado a mettere un filino di colla sul bordo, in questo modo qui. Ok, per andare poi a chiudere il tutto. Così. Cioè, avete visto che 2 minuti abbiamo fatto la nostra bustina. Dopodiché io l'ho decorata con una di queste fustellatrici per angolo che subito dà un effetto, ecco, subito fa un effetto più bello che è questo. E la mia bustina è pronta. Adesso velocemente vado a realizzare anche quella bianca, così rivedete di nuovo come fare, ma è veramente una cosa semplicissima. Ok, così. Schiacciamo. Incolliamo. E andiamo a chiudere. Così. Mettiamo il centro, la punta sul nostro centro e schiacciamo in questo modo. Ok. E
anche la nostra seconda bustina è pronta. Andiamo anche qui a fustellare il nostro angolo e siamo a posto. Allora, adesso chiudo la mia colla così non si secca e vediamo come decorare. Allora, io per decorare cominciamo da quella rossa, per esempio. Ho utilizzato le stelle di Natale che ho fustellato con questa fustella che io uso tantissimo, cioè è proprio una cosa che a Natale è veramente una delle fustelle veramente in assoluto che uso di più. Perché mi permette di fare queste stelle di Natale che secondo me sono bellissime. Vedrete, con giusto due accortezze e con la carta si può fare qualcosa di veramente bello. Ciò non toglie che chiaramente se non avete la fustellatrice, le fustelle, nulla vieta di disegnare delle stelle di Natale e ritagliarle, semplicissimo, o ancora più veloce, come dico sempre, andate su internet, vi scaricate delle immagini, ve le stampate, ve le ritagliate, le ricopiate e siete a posto. Ho fustellato una stella su della semplice carta e un'altra stella invece su della carta scrap di un album che avevo in casa, ma di differenza praticamente ha solo che è leggermente colorata e ha delle venature marroncine, ma l'ho fatto giusto proprio per non lasciarle identiche. Tanto adesso le andrò a colorare e poi vedrete che l'effetto rimane un po' diverso. Ma si intonano tra di loro. Quindi, cosa vado a fare? Vado a colorare queste stelle. Allora, per colorarle io utilizzo un'altra cosa di cui non potrei fare a meno, i miei distress marker. I distress marker che non so se li conoscete, ma secondo me sono tra i pennarelli acquerellabili migliori che ci sono. Perché praticamente vi permettono di gestire, cioè sono gestiti come dei pennarelli acquerellabili comuni, ne ce ne sono di vario tipo. Però la particolarità di questi, a mio avviso, è che si amalgano benissimo tra di loro e poi basta pochissima acqua per sfumarli, cosa che con certi pennarelli non succede. Con certi pennarelli bisogna bagnare tanto il supporto affinché rimangono colorati in maniera fluida, altrimenti si vede la netta differenza tra dove si è colorato e dove si è pitturato. Invece con il distress questo non succede. Adesso ve lo faccio vedere cosa intendo. Allora, mettiamo sotto ma no, posso anche utilizzare questo supporto qua. Allora, praticamente abbiamo bisogno solo di acqua, uno Scottex. Allora, vedete, io adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, io vado a colorare appena appena, dopodiché se bagno il mio pennello e lo asciugo anche un po' in modo da non lasciare tanta acqua, appena passo sul mio supporto, vedete che immediatamente riesco a colorare. A seconda di quanto colore metto, il mio petalo verrà più o meno rosso, in questo modo, così. Sono velocissimi, sono proprio, si possono, si, cioè permettono di colorare in maniera molto molto veloce e di fare proprio delle belle sfumature, così. Dopodiché basta bagnare ancora un po' nell'acqua il pennello e è rimasto ancora un po' di colore, vedete? Per fare una parte leggermente più chiara, ma io le voglio tutte uguali, quindi vado ad aggiungere un po' di colore, così. E in questo modo vado a colorare anche la parte più piccola, che posso fare direttamente così. Adesso vi faccio vedere quanto si può fare in fretta questo lavoro. Bagno, pennello e io in un attimo, guardate. Non tutti gli acquerellabili sono così, ve lo assicuro.
La maggior parte non potete fare questo lavoro, ma dovrete gestirli in maniera con delle porzioni di carta da colorare decisamente più piccola, perché altrimenti il risultato non è bello. Adesso vado anche a colorare l'altra stella di Natale, ma facendo così. Visto che questa è già decorata come carta, vado proprio solo a creare delle piccole sfumature qui sul bordo. Guardate che bello, eh? E guardate soprattutto come si fa in fretta. Immaginate quindi di qualsiasi cosa facciate, si può tranquillamente creare un'ombra, accentuare un colore, fare qualsiasi cosa con questi pennarelli, perché sono veramente, veramente eccezionali. Così. A seconda di quanto colore mettete, chiaramente vi verrà la sfumatura più o meno evidente. Facciamo così, facciamo anche questi, così. Facciamo anche solo proprio un bordino che crea proprio solo una sfumatura sui bordi dei petali, in questo modo. Poi lì veramente ognuno come meglio crede, però in questo modo vedete che praticamente anche una semplice stella ritagliata su una carta già da scrap cambia subito aspetto. Ora, fatto questo lavoro, cosa vado a fare? Ora, questo è un pezzo di recupero di un imballaggio, è una semplice spugna che vi potete procurare dove meglio credete. Allora, io sto utilizzando questo attrezzo, vi lascerò anche magari, vabbè, vi lascio poi link delle cose, vi lascio anche un link di questi oggetti qua, perché ce ne sono di varie dimensioni. Io ne ho con questo pallino un po' di tutte le misure perché mi serve per disegnare quando faccio le pietre, quando faccio i mandala, li uso per tantissime cose, quindi ne ho di varie dimensioni. Vi lascio un link dove ci sono anche questi. Allora, cosa volevo dirvi? Io utilizzo questo per fare questo lavoro qui. Praticamente giro al contrario il mio fiore e lo vado a lavorare con questo. Qua ce ne sono due. Un attimo, eccoci qua. Via. Praticamente bisogna avere sotto, l'unica cosa bisogna avere sotto un supporto morbido in modo da permettere al fiore di piegare i petali. Anche questa è una cosa velocissima, ok? Otteniamo questo discorso qui, dopodiché giriamo al contrario, andiamo a premere al centro e vedete l'effetto subito diverso del mio fiore. Però non doveste avere questo, perché capisco che non tutti. Allora, è carta, quindi basta tenerla, se noi la teniamo bene in modo che non si strappi, possiamo tranquillamente girare il nostro petalo con le mani, in questo modo, facendo attenzione a non strapparlo, ma vedete che anche questo è una cosa veloce, cioè non ci va. Chiaramente l'effetto non è proprio lo stesso perché viene girato meno. Ma non importa. Dopodiché, potrebbe essere con qualsiasi cosa, non è necessario utilizzare quello, vedete, con qualsiasi cosa che abbia una punta che non buca, io vado a creare l'effetto tridimensionale del mio fiore nello stesso modo. Per cui con questo strumento si fa in fretta e vengono anche più, diciamo, piegati. Io adesso vado a fare questo su tutti e due gli altri fiori fatti con la carta, sia su questo, così, che su questo. Diciamo che l'operazione è velocissima e diciamo che viene un po' meglio perché il fiore in un attimo si piega molto di più e quindi rimane ancora più tridimensionale, ma nulla vieta di, come vi ho fatto vedere, farlo con la mano, cioè così, eccoci. E questo è il mio secondo fiore. Adesso li vado ad incollare.
li vado ad incollare, però pensando già come. Allora, facciamo così, intanto incollo, vado proprio a realizzare il fiore, perché quindi vado a mettere la colla e andiamo ad appiccicare sopra. Quindi vedete così, facciamo il primo e facciamo il secondo. Ecco, un'altra cosa per la quale potete utilizzare questo attrezzo nella parte più piccolina, per esempio, è quella di incidere la carta quando volete fare i pieghi. Basta avere un righello e incidere con questa parte qua sottile e voi utilizzate, riuscite a piegare la carta in maniera perfetta, in maniera più agevole. Allora, ora, i fiori sono questi, diciamo che potremmo metterli così, così per fare in maniera un po' attinente agli altri. E poi, allora, io qui ho fustellato, vi faccio vedere anche questa fustella che ho utilizzato, è questa, che ho utilizzato per tagliare queste foglie. Anche in questo caso, allora, qua ho utilizzato della carta scrap verde che poi con il distress marrone, cioè questo, con questo distress marrone ho sporcato per renderla un po' più scura. Mentre questa è stata colorata con i distress, come si chiamano, con i timbri. Con il distress verde dei timbri l'ho provato a colorare in un altro modo ed è venuta una tonalità leggermente diversa. Quindi praticamente adesso andiamo a. Allora, questa qui la tagliamo, la rompiamo così, così abbiamo più materiale. Facciamo così. E direi che. Faccio così, vado ad incollare prima i miei fiori, tanto poi posso tranquillamente incastrare sotto come preferisco i petali, perché visto che dai, le foglie, scusate, perché visto che i petali sono rialzati, quindi mi danno poi la possibilità di poterli incastrare sotto tranquillamente, altrimenti avrei dovuto mettere uno spessore, ma tipo cartoncino, ma in questo caso non è necessario. Quindi io vado. Così, ok, e adesso vado ad aggiungere le mie foglie, le mettiamo un po', vediamo un po' così, tipo, poi le andiamo a mettere sotto, magari le alterniamo. Con i due tipi di foglia, così facciamo anche uscire, rimanere un po' sopra che rimane bello. Ok, chiaramente adesso voi potreste non avere tutte queste fustelle perché immagino che non tutti hanno tutto questo materiale, ma come dico sempre, non importa. Perché immaginate di stampare, di colorare, di ritagliare, di disegnare, potete mettere delle semplici foglie, non è detto che per forza dovete mettere questo tipo di foglia. Io adesso ce li ho e quindi sono carine, sono belle e le ho utilizzate. Oppure potete pensare di appunto comprarvi delle fustelle, che tanto queste sono fustelle che veramente poi si utilizzano per tantissime cose. Non è un. Così. Ok, vedete? Direi che
con niente vengono fuori delle cose carine. Volevo ancora andare a mettere questo, guardate che bello questo. Anche questo ho comprato delle fustelline microscopiche, se trovo il link, se trovo ancora la fustella ve la metto nella descrizione. La volevo andare ad inserire, la inserisco qui, ecco, però cosa faccio? Magari, allora vediamo un po'. Sì, la inserisco qui, ma vado a mettere sotto del biadesivo un po' spesso. Adesso io ho queste formelle qui di biadesivo spesso, ma se voi non ce l'avete basta inserire dei pezzettini di un due pezzettini di cartoncino per creare spessore, così ecco, così rimane un po' in rilievo, che è sempre più bello questo modo qua. Ok, e la vado ad incollare tipo qui così. Dopodiché non ci resta che mettere dentro il nostro bigliettino. Allora, io ho fustellato dei fogli di carta così da inserire in questo modo e ho anche fustellato questo fiocchettino con queste semplicissime fustelle. Queste ve le faccio vedere. Anche di queste potrei trovare un link dove ci sono le varie dimensioni, oppure potete tranquillamente farvi dei fiocchettini fatti a mano, oppure tranquillamente potete mettere qualcos'altro. Quindi qua sulle decorazioni ognuno poi io faccio così. Ok. E il mio segnaposto è pronto. Qui potete scrivere a mano il nome, potete scrivere Buon Natale, potete scrivere quello che meglio credete. Adesso io non ci ho pensato, potevo anche timbrare tipo un Buon Natale, ma non l'ho fatto. Comunque poi ognuno può scrivere quello che preferisce. Questa la mettiamo qua, anzi mettiamola qui che si vede anche, allarghiamo un po' queste, e aggiungiamo questa. E adesso andiamo a fare quella bianca. Allora, eccola qua, la mia bustina bianca. Allora, per fare questa vi faccio vedere un altro modo per... Allora, intanto chiudo un attimo la colla perché così non si asciuga. Ok, aspettate. Questo così, andiamo a chiudere e dopo lo utilizzeremo. Allora, vi faccio vedere un altro modo in cui si può utilizzare il di stress, che è anche un modo molto comodo per usarlo. Allora, anche qua io ho fustellato le mie stelle di Natale sia su carta semplice che su una carta scrap così azzurrina con tipo fiocchi neri. Allora, cosa vado a fare? Vado a colorare questa, vi faccio vedere. Allora, la coloro tutta così vi faccio vedere un altro sistema per utilizzare il distress. Allora, prendiamo questo azzurro, questo blu. Allora, posso fare in questo modo. Io vado a scaricare del colore sul mio vetrino per i timbri e poi col mio pennello bagnato. Allora, se bagno di più in questo modo, ottengo una base, vedete, per colorare in maniera uniforme e delicata. Se invece vado con poca acqua a sporcare il mio pennellino, ottengo una sfumatura subito sul bordo. Quindi io cosa vado a fare? Vado a fare prima tutte le mie foglie così, in maniera più leggera. Guardate la velocità, perché si fa veramente in fretta. Acqua, sporco un po' così e coloro la mia base. E poi senza ribagnare il pennello, in modo che rimanga leggermente più asciutto, vado a
bagnare appena appena la punta e vado a creare questa sfumatura così sul bordo. Vedete che è veramente veloce. Poi lì a gusto di ognuno farla più o meno. Facciamo anche l'altra, stessa cosa, acqua. Quindi immaginate quando con questi colori, quando volete appunto, quando colorate i vostri timbri, quando volete sporcare qualsiasi cosa, cioè veramente fare qualche ombrina, accentuare qualche colore, si possono veramente fare tante cose. E adesso con la punta così vado a creare un'ombra qua sul mio bordo. Così. Magari ne vogliamo fare uno un po' più scuro per dare un pochino più di movimento, va benissimo. Cioè, non è un problema. In questo modo. Invece, sulle mie stelle, quelle che ho ritagliato dalla carta scrap, vado ad utilizzare il colore come ho fatto prima. Cioè, vado solo appena appena a creare una sfumatura, perché non voglio andare a togliere il motivo della carta, quindi vedete, così vado solo a creare una sfumatura sul bordo in questo modo. Guardate subito l'effetto come cambia, così. In questo modo qua. Facciamo anche il piccolo. Ogni tanto ribagnate un po' il pennello, così. Ok, e anche le stelle azzurre sono fatte. Adesso in questo caso voglio ancora fare il fiocchettino, perché metterò il fiocco bianco eccolo qua, il fiocco bianco, e qui, visto che è molto piccolo, anche qui vado a utilizzare questa tecnica, così, perché se voi utilizzate questo sistema chiaramente riuscite a gestirvi meglio il colore, anziché mettere il colore direttamente sul bordo, perché magari, vedete, così riuscite a fare un lavoro più certosino quando si tratta di decidere proprio dove andare a mettere il colore, tipo creare le sfumature in questo modo qua. Invece, per la base sotto, anche questa che la voglio appena appena solo colorata, vado a sporcare tutto il pennello con l'acqua. E adesso magari prendiamo un po' di colore, aggiungiamo ancora un po' di colore, così, e andiamo a fare le nostre puntine un po' più sfumate, ecco, così, a posto. E quindi questo è il nostro fiocchettino per la versione bianca. Ok. Allora, anche in questo caso vado a fare il lavoro di prima, e cioè vado a dare la forma ai miei fiori. Ok, anche questi fiori sono a posto. Avete visto com'è veloce? Chiudo un attimino la colla. Ok, allora, quindi per questo, dunque, facciamo così anche qui. Allora, qui ho tagliato una stella di Natale. Anche questo, allora, queste stelle, questi fiocchi li ho realizzati con questa fustella, esattamente con uno e due pezzi che poi adesso vado ad incollare in questo modo, così. Allora, incolliamoli subito. Andiamo qui. Ok. Andiamo
Andiamo ad incollarli uno sull'altro, che mi piace di più perché dà l'effetto anche qui. Lo incolliamo solo al centro, così rimane un pochino aperto, rimane un pochino più tridimensionale. E allora, in questo caso qua, dunque, voglio mettere sotto questa fustellata qua, che è una fustellata di una specie di pizzettino, così, perché è perfetta. Voi, se non avete questa fustella, immaginate, potreste mettere anche tipo del pizzo o oppure come si dice, della garza o qualsiasi cosa che vi viene in mente, giusto per dare sotto un pochino di motivo. Adesso andiamo a mettere un po' di colla così dappertutto, in modo che poi rimanga incollato bene. Vedete come si presta bene questo filettino tipo ago? Perché praticamente così voi riuscite a mettere la colla anche nei particolari sottili, cosa che è difficile, che se no diventa veramente difficile, perché in questo caso è meglio mettere un pochino di colla dappertutto, così rimane ben incollato, anche se poi sopra dobbiamo andare ad incollare le stelle di Natale, però così, ecco. Per cui avevo detto, aiuto, non ricordo più, ma sì, così, perfetto. Quindi andiamo così ad incollare tutto. Tanto questo farà solo da base, poi sopra ci saranno le stelle, ok. Poi ho fustellato sempre con la fustella che vi ho fatto vedere prima, anche questo, magari lo tagliamo qui così e vediamo se mi piace da aggiungere sotto. Ok, quindi possiamo mettere le nostre stelle. Sì, allora andiamo ad incollare le stelle. Seconda. Mettiamo qua così, un po' più vicino in modo da lasciare un po' lo spazio per la stella. Ok, e adesso andiamo a mettere massiva. Proviamo, vediamo. Provo a mettere queste due foglioline, vediamo se mi piace. Le lascio bianche. Così, tanto visto che la base è un po' sul bianco, sì, mettiamole, va bene così. Una qui e un'altra la metto direttamente qua così, va bene. Immaginate come, cioè, ripeto, adesso io li ho pensate così, però immaginate in quanti modi veramente potete fare queste, cioè, sono infiniti. Potete utilizzare veramente tutto quello che avete, che magari avete dei ritagli, della carta, delle tacce, cioè qualsiasi cosa. E qui andrei a mettere la stella di Natale, che però a questo punto faccio come ho fatto per il cerbiatto, cioè vado ad incollare, non si apre più, ok, vado a prendere un adesivo di questi qui biadesivi un po' spessi, è troppo grande, vediamo un po' se trovo delle forbici. Mamma mia, non le trovo più, che disastro. Devo dire che quando si fanno questi lavori diventa un problema. Non so voi, ma io appoggio dappertutto e poi non trovo mai le cose. Allora, ecco qua, andiamo a togliere un pezzettino perché è troppo, così, così va bene. Ecco. Quindi abbiamo creato uno spessore e adesso vado a metterla qui così, così rimane anche un pochino sopra la stella, che non mi dispiace. Ecco fatto. Adesso vado a mettere la mia cartina dentro qui. Ok, vado ad attaccare il mio fiocchettino.
fiocchettini mi piacevano da matti. Era da un po' che volevo prendermi questa fustellina perché sono carini. Io di solito li faccio col nastro, perché anche col nastro chiaramente mi piacciono. Però per esempio in questo frangente quelli di nastro sarebbero stati un po' boh, forse mi sembravano un po' fuori tema. Invece con questo è più bello. E questo è anche il mio segnaposto bianco finito. Allora chiudiamo la colla perché sennò si asciuga. Ok. E direi che, non so se vi avevo detto che era semplice, ma direi che avete visto che non ho detto una stupidaggine perché sono veramente, veramente veloci da fare. Cioè io addirittura ho fustellato, però vedete che ho colorato con voi, quindi alla fine non ci abbiamo messo, non ci è voluto molto per farli. Anche il video di oggi è terminato, spero che questi segnaposto dell'ultimo minuto siano stati di vostro gradimento. È un'idea così per addobbare un pochino in più, perché tanto non so voi, ma le tavole di Natale sono sempre bellissime, si addobbano sempre in maniera splendida, quindi questo è ancora proprio, diciamo, una ciliegina sulla torta. Questo sarà l'ultimo video che pubblico prima di Natale, quindi ne volevo approfittare per fare veramente dei sinceri auguri a tutte le persone che mi seguono. E vi auguro veramente che sia un Natale sereno e in cui possiate riposare, in cui possiate stare con la vostra famiglia, perché non lo so come la pensate voi, ma per me poi alla fine è la cosa più importante. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento e oltre agli auguri di Natale, come dico sempre, buona creatività a tutti. Anzi, magari in questo periodo di feste che uno ha più tempo e a casa sarà così, almeno per me sarà un po' così, sono magari uno un po' più tranquillo, riesce anche a fare qualcosa in più. E quindi vi auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!